Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Alex e benvenuti nel mio canale. Oggi andremo a parlare di Celestia Tia. Finalmente, a grande, grandissima richiesta, vi porto finalmente Tia. Tia non fa parte del mio portafoglio, ci tengo a sottolinearlo. Tipicamente parlo solamente delle coin che fanno parte del mio portafoglio o che hanno perlomeno fatto parte almeno una volta del mio portafoglio. In questo caso l'ho solamente approfondita per voi perché me l'avete chiesta veramente in tantissimi, soprattutto su TikTok. Mi raccomando quindi, like, commento di supporto, condividete e iscrivetevi al canale se riuscite. È un tasto che per voi non conta niente, anzi vi tiene aggiornati su tutte le nuove uscite, ma per me significa davvero, davvero tantissimo. Quindi vi ringrazio. Oggi vi devo annunciare che qua sotto nei commenti ci sarà il link con il nuovo sponsor del canale. Sì, finalmente ho trovato un'azienda che andrà a sponsorizzarmi. Quindi mi raccomando, se non avete ancora un exchange di riferimento, qua sotto c'è il link di BingX che in questo momento mi sponsorizza. Ciancio alle bande e bando alle ciance, andiamo a vedere cos'è Tia. Tia è il primo esempio di blockchain modulare, quindi una rete completamente modulare, diversa da tutti i layer 1 e da tutti i layer 2. La tecnologia di per sé è semplice ma rivoluzionaria allo stesso tempo, ovvero non si creano nodi di grandezza ma micro nodes per andare a semplificare e rendere tutte le parti votanti. Quindi ognuno può in ogni modo creare la sua propria blockchain senza avere dei nodi validatori importanti con del capitale serio all'interno. Ognuno può essere un nodo validatore. Celestia inoltre usa una tecnologia chiamata di campionamento che va a frazionare di fatto i blocchi più grandi, creando man mano blocchi sempre più piccoli e di più facile ispezione. I rollup, i layer 1 e i layer 2 si possono a loro volta appoggiare su Celestia per rendere il tutto molto più pratico e fruibile per un pubblico magari vasto. La forza di Celestia quindi di fatto è la community, il fatto di riuscire a creare tanti validatori con mini blocchi e non c'è una necessità di avere un grande quantitativo di token in questo caso per andare a essere un vero e proprio validatore. La tecnologia modulare di Celestia era già studiata in passato e veniva già studiata in passato, ma Celestia ha dovuto necessariamente andare a lanciare un proprio utility token per andare a utilizzare le transazioni su Celestia e effettivamente convalidare queste transazioni su Celestia e quindi hanno creato Tia. Su Tia è presente, leggendo il white paper, anche un meccanismo di burning. Infatti, come andremo a vedere tra pochissimo, non ha una total supply, una max supply definita, scusate, una max supply definita. Ci buttiamo quindi su CoinMarketCap, andiamo a vedere Celestia. Il prezzo innanzitutto ha fatto circa un 500% da quando è stata lanciata, quindi una percentuale incredibile. È stata lanciata i primi di novembre. È stata un po' fortuna e un po' che il progetto è un buon progetto, perché di fatto da novembre ad oggi Bitcoin è salito, tutto il mondo delle altcoin sono salite, quindi Tia è stato effettivamente lanciato nel momento migliore possibile. Nel frattempo diamo uno sguardo alla market cap e il volume e la tokenomics. Come possiamo vedere, la circulating supply rispetto alla total supply, beh, abbiamo una distanza abbastanza, cioè un distacco abbastanza grande, con una fully diluted market cap molto molto grande e significativa, ok? Quindi i creatori, in questo caso del team che c'è dietro la Celestia, sta holdando gran parte della liquidità e verrà a mano rilasciata. Quindi attenzione, attenzione, primo campanello d'allarme per la tokenomics. In più, io non sono un amante della max supply non definita, lo sapete, però anche come Ethereum, e tra l'altro la tecnologia di burning di Celestia è molto simile a quella di Ethereum, quindi più viene utilizzato il token, più di fatto avviene il burning, quindi diciamo che ci sono diversi meccanismi, diversi livelli di burning, ma non andremo a approfondirli troppo, perché onestamente non l'ho approfonditi neanche alla lettera proprio io, ma guardandolo è molto simile a quello di Ethereum. Quindi più si va a utilizzare Tia, in questo caso Celestia, la tecnologia di Celestia, e più Tia vengono burnati, ok? E quindi non abbiamo una total supply definita, che
Quindi potrebbe essere da una parte una cosa negativa che abbiamo una max supply non completamente definita, quindi potenzialmente in espansione, ma allo stesso modo possiamo avere un token deflazionistico, quindi che può diminuire nel tempo, perché se viene utilizzata parecchio la chain di Celestia, beh, andiamo a diminuire parecchio. Se andiamo a vedere Celestia su X, vediamo che hanno dei followers importanti, una community abbastanza forte, con addirittura un ottimo engagement per quanto è nuova Celestia. Però ci tengo a ricordare che Celestia e tutta la tecnologia di Celestia è sì esplosa adesso con la creazione del loro token TIA, ma era già presente e già poteva essere utilizzata e sfruttata. Poi hanno dovuto necessariamente, per questioni di tokenomics e per questioni anche di sponsorizzazione del progetto, beh, lanciare il loro utility token. E al loro lancio, di fatto, hanno veramente raggiunto un sacco di persone e un sacco di soldi per finanziare tutto il loro progetto. Quindi un applauso a Tia. Andiamo alla price prediction, che è quello che interessa a molti. Io penso che Celestia e Tia siano due ottimi progetti e Tia un ottimo token, con delle potenzialità. Però sono un po' dubbioso sulla tokenomics, che potrebbe essere sistemata, non so ancora bene, non c'è stato un annuncio chiaro su quello che potrebbero farci con questo capitale ancora nelle mani dei fondatori. Quindi un attimo bisogna guardare bene come si muoverà Tia al momento della bull run, ma secondo me un progetto come Celestia può tranquillamente arrivare e ambire a 25 billion di market cap. Questo perché, secondo il mio parere, i layer 2 avranno il loro spazio. E ci sono layer 2 che secondo me faranno molto di più di 25 billion. Parlo di Matic, parlo di Optimism, parlo di Arbitrum. Sono layer 2 che faranno molto bene. Andranno a prendere una fetta di mercato che in questo momento sta ad Ethereum e si affiancheranno ad Ethereum sfruttando forse anche la tecnologia di Celestia. Quindi ci vedo un futuro roseo, nonostante questi piccoli problemi di tokenomics che ancora devono essere definiti, ecco, diciamo così. Quindi un prezzo che mi aspetto sono intorno ai 170-200 dollari per Celestia, quindi un per 13, per 15 dal prezzo attuale. E mi dici, Alex, ma com'è possibile che lo vedi così in alto? Vi ho proprio spiegato il motivo, perché verrà molto probabilmente utilizzata per andare a snellire tutto il processo di transazione, per rendere più scalabili anche i layer 2, per renderli più semplici. E effettivamente ha e potrà avere un'ottima utilità. Unico mio dubbio è la tokenomics, che vedremo come verrà sviluppata. Come al solito, io vi terrò aggiornati per il massimo che riuscirò a fare. Quindi sarò qua con degli appuntamenti per andare a riguardare Celestia ogni qualvolta ci sia un aggiornamento importante, anche e soprattutto dal punto di vista della tokenomics. Io vi attendo qua nel canale con altre price prediction, con altri progetti. Il prossimo sarà Caspa, perché me lo state chiedendo veramente da settimane, se non da mesi, quindi il prossimo sarà Caspa. Io vi ringrazio e come al solito like, commento e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.